Beh, innanzitutto un primo tempo fatto in maniera perfetta, al di là delle due traverse dell'Ascoli. Potevamo chiuderla perché potevamo andare in un paio di occasioni sul 3-0. Probabilmente poteva cambiare l'inerzia della partita a non farla aprire sul gol dell'Ascoli a inizio ripresa. Siamo stati un po' polli perché sulla punizione sapevamo che schema adottasse l'Ascoli e dopo un minuto chiaramente l'hanno aperta. Abbiamo sofferto un po' il primo quarto d'ora, dopodiché abbiamo ripreso il campo come dovevamo fare. Mi è piaciuto l'atteggiamento chiaramente della mia squadra. Ieri avevo detto poche cose, ma fatte bene. Oggi devo dire che perlomeno siamo sempre stati in campo. Sugli episodi del gol non lo so. Un ragazzo mi dice che ha preso sulla punizione il fallo sul blocco, però questo non lo giudico. Ho visto il terzo sul primo gol. Sul secondo gol abbiamo la palla da rinviare e ce lo siamo fatti praticamente da soli su questa palla lunga e poi c'è il terzo che è lì da vedere e quindi giudicatelo voi. Beh, sapevamo che allora l'Ascoli gioca molto bene in verticale, sapevamo che potevano magari anche con l'inerzia dei cambi poter mettere più uomini ad attaccare la linea difensiva. Devo dire che a parte il primo quarto d'ora, i primi 10 minuti su queste palle lunghe non abbiamo rimesso in piedi la partita, perlomeno su come stare in campo e trovare le giuste contromisure. Poi per il resto devo dire che anche la seconda traversa del primo tempo è palla nostra, gliela diamo a Beretta, Beretta fa una gran cosa, prende la traversa. Devo dire che a parte qualche errore individuale molto, molto sanguinoso, devo dire che la prestazione nel totale mi sembra rinfrancante, perlomeno per come la squadra ha cercato di lottare dal primo al 90. Sì, diciamo che dietro poi oltretutto una difesa numericamente condizionante, perché speravo che non si facesse male a nessuno perché non avevo giocatori di ruolo per poter eventualmente sostituire qualcuno si poteva far male. Cuomo che non giocava da tanto tempo e Vaglietti che gioca da un paio di partite hanno fatto la loro prestazione. Sì, io guardo a quello che potrebbe essere il mio lavoro. Io sono arrivato praticamente ieri mattina e sinceramente era difficile prepararla in un certo modo la partita, ma devo dire che bravissimi ragazzi a interpretarla nel modo giusto, bravissimi nell'atteggiamento perché era quello che in un certo senso doveva essere la risposta, però aggiungo che una partita così non si può perdere, o perlomeno neanche pareggiare, perché comunque le occasioni all'Ascoli gliele abbiamo regalate. La classifica dice che siamo retrocessi, quindi è sicuramente un momento critico. Io sono arrivato ieri, devo dire che in poco tempo ho ricevuto tantissimo dalla squadra, quindi se le prestazioni sono queste, se l'atteggiamento è questo, problemi non ce ne saranno, però l'obiettivo cambia totalmente perché noi oggi siamo retrocessi.